Napoli è abbastanza in linea, diciamo così, con il mercato nazionale, quindi sebbene nel primo semestre del 2018 si sia registrato circa un 10% di aumento, parliamo sempre del numero di compravendite, i dati ovviamente del secondo semestre ancora non li abbiamo, però ho timore che ci sia stata una leggera flessione dovuta evidentemente alle problematiche di carattere politico, insomma, quindi a problematiche in questo momento dovute esclusivamente al fattore psicologico. Diciamo comunque in linea di massima che Napoli appunto è in linea con il resto del mercato nazionale, quindi dal 2014 a fine 2014 c'è stato anche qui a Napoli un notevole aumento del numero di compravendite, i prezzi, il calo dei prezzi si è fermato, sebbene, a meno che non si parla dello zero virgola, insomma ancora non c'è una ripresa dei prezzi. Moderato ottimismo, diciamo c'era addirittura ottimismo fino a qualche mese fa, adesso siamo un attimo in attesa dell'Europa, dopodiché potremmo continuare ad essere ottimisti o forse insomma esserlo un po' meno. Il comune ha degli immobili sicuramente molto importanti, anche di grosso pregio. Il problema di fondo, secondo me, resta il fatto non tanto delle valutazioni degli immobili, perché sono in corso e sono state riviste tutta una serie di valutazioni, ma sull'utilizzo di questi immobili, ossia, porto un esempio, la vendita di una caserma. Non può limitarsi come destinazione a caserma, dovrebbe avere quantomeno un progetto di breve durata affinché lo si possa trasformare in abitazioni o in altri tipi di destinazioni. Quindi ritengo che insieme con la dismissione andrebbe anche pianificata insomma, un discorso di carattere urbanistico attorno a quella che è la dismissione stessa del comune.